Bentornati a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi siamo in collegamento con la dottoressa Elena Ogliari, ricercatrice dell'Università degli Studi di Milano e collaboratrice del progetto TikTok Mundi e del suo evento conclusivo, di cui ci parlerà oggi, intitolato Raccontare la Milano Città Mondo attraverso i nuovi media, che si terrà domani, martedì 19 dicembre, presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere con noi oggi. Le chiedo innanzitutto di parlarci di come nasce appunto l'idea di realizzare un progetto come TikTok Mundi e con quale scopo. Allora, TikTok Mundi nasce in realtà diversi mesi fa, tra l'estate del 2022 e diciamo l'inizio dell'anno accademico 2022-2023. E fa leva su alcune esperienze precedenti, perché l'evento TikTok Mundi che ci sarà domani in statale è in realtà l'evento di un conclusivo di un progetto che ha una lunga storia alle spalle e che fa forza su esperienze precedenti. Perché io qui adesso mi sto presentando come ricercatrice di UNIMI, però faccio anche parte di un gruppo di ricerca di lavoro UNIMI che è DocuCity, che lavora sul cinema documentario relativo alla città e che si interessa soprattutto a vedere come la città cambia nel corso del tempo. Bene, a partire da questa esperienza abbiamo pensato che forse sarebbe stato anche opportuno allargare il proprio raggio d'azione e coinvolgere delle persone che in genere non sono mai coinvolte direttamente nella, come dire, nella produzione di documentari, di contenuti audiovisivi. Perché l'università tende magari a essere un po' ego-riferita all'interno delle sue mura, però poi c'è tutta la realtà al di fuori, c'è soprattutto la realtà quella dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni, quelli che vanno, frequentano le scuole superiori della città. E noi abbiamo detto, beh, spesso se pensiamo a queste persone, loro sono oggetto di rappresentazione da parte nostra, più che loro a presentarsi e a rappresentarsi. E vi hanno detto cosa succederebbe se dessimo loro in mano degli strumenti, diciamo la tecnologia, e anche se insegnassimo loro come questi strumenti si possono utilizzare in maniera consapevole, ovvero come il contenuto audiovisivo di stampo documentario possa dire, anche quando va a trattare delle piccole tematiche, possa, come dire, aprire uno scorcio su una realtà molto più ampia. Ecco, questo è il progetto TikTok Mundi. Nasce proprio da questa intuizione, da questa idea. Cosa succede se per una volta sono i giovani cittadini di Milano ad autorappresentarsi? E come mai la scelta di far raccontare la città di Milano, appunto come diceva lei, dagli studenti e le studentesse delle scuole secondarie attraverso dei temi come l'inclusione, l'identità e l'appartenenza e il futuro? Che tipo di partecipazione c'è stata da parte degli studenti e che cosa è stato premiato alla fine? Allora, noi siamo partiti soprattutto a collaborare con due scuole, che sono il Marignone Polo e l'Izzo Salvesteiner. Entrambe sono due scuole di Milano, sono dei tecnici collocati uno tra l'altro nella periferia di Milano. E se si guarda la popolazione studentesca si vede che vi è un altissimo numero di studenti con, diciamo, un background misto. Sono magari delle seconde generazioni, sono figlie di un cittadino italiano e di un cittadino straniero. Quindi ci siamo concentrati su queste scuole che avevano questa particolarità e abbiamo detto spesso questi ragazzi sono oggetti di rappresentazione. Ne sentiamo parlare magari al telegiornale quando si parla, che ne so, dei trapper e delle gang, ma quando mai loro ci presentano davvero il loro punto di vista? È sempre un po' filtrato dalla nostra percezione. E allora abbiamo, come dire, siamo andati nelle scuole portando la strumentazione, facendo vedere come si costruisce un documentario e facendo anche capire che certi elementi che possono sembrare neutrali, come per esempio un certo modo di tenere la telecamera, un certo modo di inquadrare, in realtà sono portatori di significato. E devo dire che la risposta è stata molto interessante. Innanzitutto perché oltre alle due scuole che inizialmente avevamo coinvolto, alla fine ne hanno preso parte anche altri istituti, sempre con queste caratteristiche. Non si parla del liceo classico del centro città, si parla di scuole dove c'è, come dire, ci si confronta veramente con la città che cambia e quindi ne cambia anche la popolazione. E loro hanno iniziato appunto sotto la nostra supervisione e qui anche sulle persone che collaborano da anni con il gruppo di DocuCity, quindi dei cineasti, dei filmmakers, a realizzare dei contenuti audiovisivi.
Però tutto era lasciato in mano a loro. Sono pervenuti tanti video, poi come prodotti finali, e alcuni li mandiamo, come dire, li proiettiamo domani durante l'evento del 19, e sicuramente rivelano uno sguardo su Milano molto interessante. Quello di domani appunto sarà quindi l'evento conclusivo di questo progetto di public engagement della statale appunto di TikTok Mundi. Che ospiti parteciperanno e come si svolgerà appunto la giornata di domani? Allora, è una giornata molto composita, come giusto che sia, perché sono stati tanti collaboratori di TikTok Mundi, tutti quelli appunto che ruotavano attorno a DocuCity, l'ufficio reti del comune che fa base, diciamo, a base al MUDEC di Milano, ci sono i ragazzi delle scuole, e poi ci sono anche degli ospiti con cui abbiamo realizzato delle masterclass e degli eventi pubblici durante l'anno, perché iniziamo tipo con la giornata con la proiezione dei video dei ragazzi, e poi però abbiamo una serie di interviste degli ospiti speciali, come Susanna Yubai, che è una filmmaker di origine cinese ma nata in Italia, che ha collaborato con noi al MUDEC e con i nostri studenti per tutta una serie di interviste fatte ad artisti che hanno esposto negli spazi del MUDEC. Vi sarà poi Niloufar Yamini, di origine iraniana, è nata a Teheran, e lei presenterà il suo lavoro cross-mediale su più piattaforme. Presenterà un documentario che è sul confine, che riguarda della vicenda dei bambini sul confine tra Iran e Afghanistan, e anche una serie di foto tratte da questa esperienza di reportage. Avremo poi Elia Mutamid, con cui abbiamo realizzato un evento molto importante nell'ottobre di quest'anno presso il Cinema Arlecchino, quello della Cineteca di Milano, che farà accenno anche a quello che è stato uno dei suoi documentari di maggiore successo, Maca. E poi avremo Nomi Kelechi Demeo, che è una poetessa, attivista, militante. E la cosa interessante, secondo me, è che loro saranno comunque intervistati dagli studenti. Ci sarà sempre la nostra supervisione. Però le varie tematiche che abbiamo deciso come essere quelle portanti, quindi inclusione in digitale, cross-medialità, cittadinanza attiva, sinergia scuola, università, mondo, saranno, come dire, indagati e esplorati grazie all'aiuto dei nostri studenti. E poi tutto, come dire, a contorno ci saranno sempre la proiezione dei video realizzati dalle scuole, perché alla fine quello è un po', come dire, il contenuto portante e che ci interessa, che, come dire, viene lasciato la cittadinanza anche oltre. A domani. Perfetto, prima di salutarci ricordiamo per chiunque appunto fosse interessato a saperne di più sull'evento che troverà tutte le informazioni utili sul sito dell'Università degli Studi di Milano. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi e buona giornata.